Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi giorno veramente importante perché vi porto sul canale 4 nomi della linea Blandfield, la nuova linea di tabaccosi che hanno fatto uscire da poco, quasi in concomitanza con la nicotina in acqua, che ho provato alla fiera e mi hanno lasciato in fiducia da recensire. Ragazzi, allora voglio spendere qualche parola in più questa volta prima di iniziare perché secondo me è doveroso, in quanto mi sento in dovere di farlo, non perché me li abbiano lasciati, ma per essere corretto nei loro confronti e anche per essere corretto in generale. Allora, io ho fatto una specie di colloquio molto rapido col capo della Blandfield, che saluto e ringrazio per avermi lasciato questi quattro liquidi in prova e in fiducia, e oltre a ringraziarlo per avermeli lasciati, lo ringrazio perché mi ha fatto tra virgolette stare dietro alle quinte della produzione di questi liquidi. Ragazzi, mi ha fatto vedere un po' come funziona e come funzionano le strutture dove vanno a fare i liquidi. Ragazzi, sono veramente complesse, è una struttura gigantesca, è una roba veramente impressionante. Questi aromi, questi liquidi che siano prima di arrivarvi a casa e tra le mani, fanno veramente tanti di quei passaggi che voi non avete idea. Questa gente si è veramente impegnata, ha sacrificato proprio la vita, letteralmente la vita, nell'intento di riuscire a portare degli aromi più genuini possibili e più anche originali, se vogliamo. E un po' anche per tutti, mi sento di dire, no? Perché quelli che mi sono fatto lasciare io li avevo preprovati alla fiera e mi sono, diciamo, portato via quelli che comunque facevano più per me. Li ho provati un po', ovviamente, prima di portarli in video, perché non posso parlare di qualcosa che non conosco. Ovviamente ho fatto varie ricerche sui vari tabacchi, ho visto le modalità di estrazione, come cambia il tabacco a seconda della lavorazione, la cura d'aria, l'essiccazione, la cura a fiamma su legno. Insomma, i tabacchi sono un mondo talmente grande, ragazzi, che ci vuole veramente tanto per riuscire a fare una recensione degna dei liquidi che ho tra le mani. Vi dico la verità, non è semplice, ragazzi, perché sono talmente complessi e talmente pensati che bisognerebbe spenderci ore a parlare di questi aromi, di questi liquidi. Non lo dico perché me li hanno lasciati, perché non avrebbe senso, ragazzi. Vi spiego subito il perché. Perché se io venissi qua a dirvi sono buoni, non ne guadagnerei né io né loro. Infatti oggi sono qui in veste un po' di vero sommelier, perché questi liquidi io me li sono studiati da cima a fondo. Ho cercato di capire le modalità con le quali sono stati fatti, il pensiero, l'idea che hanno avuto, anche se dopo comunque l'ultima parola è sempre la loro, perché non si può mai entrare nella testa della persona e capire l'idea al 100%, però mi ci posso avvicinare. Fatta questa premessa, ragazzi, io oggi non sono qui per dirvi sono buoni o non sono buoni, perché per me sono tutti eccezionali, c'è poco da fare. Ebbene, questi tabacchi sono veramente complessi e non sono facili da spiegare in 448, e non è neanche giusto nei confronti di chi mi ha dato fiducia e me li ha lasciati in prova. Quindi quello che andrò a fare oggi sarà cercare di fare tra virgolette sommelier e spiegarvi il più possibile cosa c'è dentro questi aromi. Allora, ragazzi, fatta questa premessa, lo so che questo video verrà più lungo del solito, ma andava fatta questa premessa, ok, perché è giusto che abbiano la giusta valorizzazione, perché io ho visto con i miei occhi quanto lavoro ci sta dietro e vi assicuro che non è una cosa fatta alla carlona, anzi ragazzi, c'è veramente un mondo dietro queste piccole boccette che vi ritrovate tra le mani. Mi ricordo, io ho iniziato a svapare col Nautilus 2 e il Gold Tabac, che era un tabacco speziato, che è una cosa totalmente diversa dai tabacchi che vi porto oggi, perché i tabacchi che vi porto oggi sono tutte misture di tabacchi puri aromatizzati, ma comunque si sta parlando di tabacchi puri molto molto ben miscelati tra loro e ben bilanciati, ragazzi. Allora, basta con le chiacchiere, ragazzi, perché sono già 10 minuti di introduzione. Se siete cultori un po' dei tabacchi, questi tabacchi si faranno adorare uno dopo l'altro e sempre di più. Man mano che li svapate sarete sempre più, tra virgolette, drogati di questi tabacchi, perché sono veramente qualcosa di eccezionale. Allora, basta con le premesse perché mi sono dilungato veramente troppo. Iniziamo col primo, il Robert, per poi passare al US Rose. Guardate, ragazzi, la cura del packaging. Guardate la cura del packaging per un solo aroma, ragazzi. Cioè, è una cosa spaziale. Io adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere perché merita. Cioè, guardate che roba. Qui c'è un piccolo cartoncino. Di qua c'è la descrizione del US Rose e di qua ovviamente la facciata che avete visto prima. Di qua abbiamo la boccina di aroma e qui una sezione dedicata al disegno della linea. Dietro a questo disegno qua non c'è niente. Abbiamo alla sinistra l'aroma, adesso ve lo metto bene, ve lo faccio vedere.
Guardate con che cura è stato fatto il packaging, ragazzi. Io non ho parole. Guardate quanto è bello il disegno del veliero dietro. Veramente, ragazzi, è una cosa che vi rapisce solo ad occhio. Questo qua lo comprate solo per il packaging, tra virgolette, perché non ho mai visto un packaging del genere per un singolo aroma, ragazzi. Quando l'ho provato ho capito il perché. Subito dopo, ragazzi, mi sono fatto prendere dell'OS Rose, ma dopo vedrete perché. Abbiamo il Tuscan Blend, ragazzi, che non mi hanno dato loro, ma ho comprato io un sacco di tempo fa, perché a me, ragazzi, il sigaro toscano piace e ho fatto subito tutto l'aroma. Per ultimo, ragazzi, abbiamo il Breeze. Un altro aroma veramente interessante, di cui però andiamo a parlare dopo. Adesso vado a mettere da parte le boccine di aromi e vi faccio vedere come sempre. Vedete, qui ho due box che riconoscerete di sicuro. La prima è la VT Inbox V3 DNA 75, ragazzi, spacca tutto. E di qua abbiamo la Wismaker RX DNA 200 Bronzo. Sopra le box ho due tire Born. Perché la scelta di usarne due? Perché a differenza dei primi tre, l'ultimo, che è il Breeze, è aromatizzato alla menta, e quindi vado a utilizzare l'altro duetto. Perché la scelta del duetto? Perché il duetto all'inizio si è rivelata una delusione, ma poi con le misture di tabacchi e i tabacchi aromatizzati si è rivelato qualcosa di spalato, ragazzi. Io ci ho capito il suo perché soltanto quando mi sono intestardito a voler provare le misture. Da lì veramente ho capito che è un atomizzatore che, se uno ama i tabacchi in ogni loro forma, è da avere. Ma adesso, ragazzi, bando alle ciance, perché non stiamo più parlando di hardware ma stiamo parlando di questi liquidi, ragazzi. Quindi procediamo subito. Allora, come vedete, cotoni appena rigenerati, tutto pronto per partire, e andiamo subito a far partire il primo, col primo liquido di oggi, che è il meno invadente e il meno preponderante. Sto parlando del Robert, ragazzi. Allora, Robert fatto a 6 di nicotina, 10%, 50-50, il 15 del 10-18. Allora, ragazzi, ho fatto tutto come mi hanno consigliato loro. La maturazione sarebbe agite svapa, consigliato 2-3 giorni, ma essendo che li ho fatti il 15, oggi siamo il 22 e ormai è passata una settimana, ragazzi. Ovviamente non li sto provando adesso, come vi ho detto prima, ma li ho provati per la prima volta 2 giorni fa, quindi a 5 giorni. Erano spettacolari tutti quanti, a parte il Tuscan Blend, che ha mesi, non ve lo nascondo. È una cosa un po' più vecchiotta che ho tirato fuori adesso, proprio perché mi sono accorto che è proprio nella linea dei tabacchi che sto portando oggi, e quindi, perché no, ho aggiunto anche quello. Vi stavo dicendo, appunto, che li ho provati per la prima volta 5 giorni fa. Ogni giorno che passa mi sembra sempre che migliorino sempre quel pizzico in più, anche se magari è, diciamo, una sorta di autoconvinzione. Questi liquidi comunque hanno una maturazione veramente lampo. Quindi, ragazzi, adesso andiamo finalmente nel cuore di questa recensione e andiamo a vederci la descrizione del Robert. Una miscela di tabacchi americana con la viva presenza del fronto, nella quale una nota di custard ingentilisce e dona una presenza che non si può dimenticare. Allora, ragazzi, adesso vado ad attivare appunto il cotone con il Robert, come già detto. E come cotone ho usato il Kendo questa volta, perché ho notato che il Prime soffre un pochettino a questo tipo di utilizzo, e quindi adesso sto andando a provare col Kendo. Allora, andiamo ad inizializzarlo. Vado anche a dare una sorta di pettinata finale al cotone, in modo tale che non mi vada davanti né fuori dell'aria né vado a sbucare fuori con il cotone. Perfetto, il nostro cotone, come vedete, vaporizza alla perfezione ed è pronto per partire. Metto il cap e sono pronto per le mie prove di svapo. Allora, ragazzi, resistenza da 0,78 ohm, 12 watt. Proviamo a vedere a 12 watt, perché ricordiamoci che c'è la vaniglia e se andiamo a surriscaldare troppo andiamo a perderla, quindi bisogna svaparlo un attimo con cognizione di causa. E andiamo a fare le nostre prove di svapo. Mi porto 13 watt. Una nota che devo fare su questo aroma è che più state bassi col wattaggio, più viene fuori la vaniglia. Più andate su con il wattaggio e più viene fuori il tabacco e si nasconde un po' la vaniglia, diciamo. Quindi, secondo me, il wattaggio ideale per sentirli parallelo sono 15 watt. Controlliamo di non essere in secca non siamo, e andiamo a farci un altro paio di svapate.
Allora ragazzi, adesso faccio un altro paio di drippate perché a 15 watt secondo me è il wattaggio perfetto per questo aroma e con questa build, perché inizio a sentirli in parallelo e voglio appunto parlarvi sia del tabacco sia della vaniglia, e procediamo. Allora ragazzi, nella descrizione non c'è scritto quali tabacchi ci siano dentro, però comunque è una miscela che alla fine risulta molto molto dolce. La presenza della vaniglia comunque è in parallelo col tabacco ed è veramente strepitosa a parer mio. È una delle vaniglie più genuine che abbia mai sentito, insieme naturalmente al tabacco che penso essere un mix tra un Latakia e un Kentucky, perché comunque alla fine il risultato non è un contrasto amarognolo, ma è comunque un tabacco dolce quello che è affiancato alla vaniglia. Quindi il Latakia è molto dolce, la vaniglia è dolce, ma questo liquido non è per niente stucchevole, quindi c'è anche un altro tabacco che fa un minimo di contrasto e lo rende veramente veramente dolce, perché è dolcissimo questo liquido ragazzi, è un tabacco molto molto dolce ma allo stesso momento molto 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 gradevole da svapare e mai stucchevole. Quindi ragazzi, questo è Robert, adesso vado a seccare il cotone e passiamo al prossimo. Ragazzi, alla fine ho deciso di svaparlo più che seccare il cotone, perché più lo svapi e più cogli sfumature diverse. È veramente bilanciato in una maniera eccezionale. Ogni svapata ha una sfumatura diversa. Questo liquido veramente non vi stancherà mai. Io non posso fare altro che consigliarvelo perché è veramente buono. Adesso vado veramente a seccare il cotone, se è rimasto qualcosa, e vado a procedere col prossimo. Allora ragazzi, adesso in successione abbiamo l'US Rose. Fatto 6 di nicotina, 10%, 50 e 50, sempre il 15. Li ho fatti tutti, a parte il Tuscan Blend, sempre il 15, e li ho fatti tutti al 10%, quindi da adesso in poi è anche inutile che vi dica la percentuale, perché sapete che sono tutti al 10%. Allora andiamo a drippare l'US Rose ragazzi, e ci spostiamo sulla scheda dell'US Rose. Mascello dei tabacchi fa tappa nel nuovo continente alla ricerca di sapori classici. Un Kentucky americano, un White Burley canadese e un wrap di Connecticut Fronto. Il wrap sarebbe la foglia di fronto nel quale è avvolta diciamo questa mistura di tabacchi, quindi un wrap di Connecticut Fronto, si preparano ad accogliere le note sottili e floreali di uno storico bourbon di Arizona. Il bourbon è un whisky ragazzi, per chi non lo sapesse. Quindi ragazzi, adesso che l'ho drippato vado a svaparlo. Allora ragazzi, come vi ho detto, non sto qui a dirvi è buono e cattivo, è eccezionale, su questo non c'è proprio da discutere, è perfettamente in linea con i tabacchi che ci sono scritti qua. E anche questo è molto molto dolce come il Robert, mai stucchevole veramente, perché a ogni nota cogliete una sfumatura diversa di questi tabacchi, in più cogliete questa nota veramente presente del bourbon, che non è la solita nota alcolica che dà fastidio, ma va ad arrotondarsi perfettamente i tabacchi che ho appena nominato. Che dire, già la miscela tra questi tabacchi era perfetta, con l'aggiunta di questa nota molto presente di bourbon che si muove in parallelo con questi tabacchi, siamo arrivati a dei livelli astronomici ragazzi. Devo fermare l'entusiasmo perché mi verrebbe già da dire il voto, ma come sapete i voti alla fine. Questa mistura qua mi ha fatto veramente innamorare di questo US Rose, è qualcosa che non avevo mai sentito prima. Oltre al fatto di essere originale, è veramente veramente fedele e molto caratteristico, ha veramente un carattere amabile. Ci sento tutte le note di questi tabacchi da prima insieme, poi ad ogni svapata concentrandomi meglio su ognuno di loro li sento tutti, dal Kentucky al Barley al Fronto per finire al Bourbon ragazzi, che avvolge tutto in una maniera che è spaventosa. Ha quella nota veramente dolce, alcolica ma dolce, che va ad arrotondare il tutto in una maniera esplosiva ragazzi. Io non posso fare altro che alzare le mani, inchinarmi e consigliarvelo ragazzi. Se vi piacciono i tabacchi ragazzi, ne vale veramente la pena. È un tabacco veramente, come ho detto prima,
caratteristico e pensato, si sente che è pensato, si sente che c'è tutto un ragionamento dietro, la connessione tra questi tabacchi è sensata e rende questo tabaccoso veramente qualcosa di spalato. Io veramente non ho parole per descrivere questo liquido, sono veramente onorato di averlo fra le mani e tra l'altro di averlo avuto in fiducia. Ragazzi, non c'è niente da fare, per me la Blandfield ha vinto tutto. Questi qui sono organici, si sente veramente tutto, tutte le sfumature aromatiche, la genuinità della foglia di tabacco. Sono passato tra virgolette da voi quando sono passato dalle sigarette alla sigaretta elettronica e adesso sono passato nuovamente da voi per andare a gustare veramente un buon tabacco aromatizzato come Dio comanda, ragazzi. Adesso vado a farmi qualche altra svapata per conto mio, per seccare il cotone, perché qua non si secca niente, non si butta niente, perché sono veramente pregiati e non voglio perderne neanche 0,1 ml. Passiamo ragazzi adesso al Tuscan Blend, sempre della Blandfield, questa volta fatto al 5% perché venivo dall'esperienza della tabaccheria ai tempi che fece il 10% e fu un'esperienza diciamo abbastanza traumatizzante perché ogni svapata era una mattonata ed era veramente troppo pesante. Pensavo che questa linea fosse diciamo simile, non avevo ancora chiaro la direzione della Blandfield, era il primo liquido appunto che provavo, essendo un tabaccoso puro pensavo che fosse simile, ma non è così. Questi aromi sono decisamente bilanciati in modo da essere molto 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 più amabili, va fatto al 10% come consigliato dai produttori. Detto questo, comunque lo drippo lo stesso perché comunque si sente, lo devo drippare da qua ragazzi, è un po' un macello. Ci spostiamo adesso sulla scheda del Tuscan Blend e ci dicono: dal Granducato di Toscana una piccola distrazione fece inzuppare le ruvide foglie del Kentucky nostrano e diede origine al celeberrimo sigaro qui impreziosito da note affumicate di latakia. Quindi qui abbiamo un sigaro toscano aromatizzato con latakia che lo rende diciamo più amabile, ma prima di parlare oltre vado a svapare. Allora ragazzi, pur essendo al 5% si fa apprezzare tantissimo questo aroma. Si sente appunto il Kentucky, che diciamo essere caratteristico del sigaro toscano, però affiancato alle note affumicate appunto della latakia, ma affiancato da un latakia affumicato. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso il latakia in questione è stato lavorato su un legno appositamente per questo aroma e quindi tira fuori anche quel legnoso affumicato dolce, però perché ricordiamoci che la caratteristica della foglia di latakia è il dolciastro, quindi è sia legnoso che dolce. Nonostante tutto l'attacchi riesce a dare una dolcezza e una rotondità a questo aroma che è una cosa veramente eccezionale. È un sigaro toscano dolce perché alla fine l'attacchi riesce a dare quel tocco di dolcezza che rende diciamo la ruvidità e l'amarognolo del Kentucky affumicato ma nello stesso momento dolce, quindi diciamo le note vanno a contrastarsi a vicenda e qui come negli altri due ogni svapata viene su una sfumatura diversa. Ecco perché appunto ho scelto il duetto per andare a svapare questi aromi, appunto perché avendo una camera così grande si ha modo di cogliere veramente tutte le sfumature aromatiche, ovviamente con la giusta concentrazione come sto facendo io ora. Ragazzi, anche questo Tuscan Blend è veramente qualcosa di sopraffino, non ho altro da aggiungere su questo Tuscan Blend e possiamo passare all'ultimo, quindi andando ad inizializzare il cotone sull'altro duetto. Come vedete il cotone è ancora da far partire e possiamo procedere col Breeze. Allora intanto andiamo ad inizializzare il cotone. Adesso diamo una pettinata al cotone e leviamolo dal flusso dell'aria in modo tale che abbiamo un passaggio perfetto, lo pettiniamo in modo che stia tutto dentro al deck e siamo pronti
per andare a svappare il Breeze. Mi porta 15 watt, qui resistenza da 0,82, ottenuta sempre con 5 spire di Cantala 1 su punta da 2 e AVG28, quindi 0,32. Ho dimenticato di dirvi la build dall'altra parte, ma comunque ve l'ho detto adesso, sono due build uguali. Ho cambiato solo l'atomizzatore per non dover smontare il cotone e rimetterlo durante la recensione. E ci spostiamo sull'ultima Roma. La descrizione ci dice: il galeone approda nel gelido nord tra i mari ghiacciati e le acque più scure dell'emisfero. La stiva è carica di pregiati tabacchi americani, un morbido Virginia, un generoso Barley nero e un avvolgente Connecticut pronto, ben preparati per confrontarsi con una freschezza che ha il suo punto di forza nell'estremo liquido. Allora ragazzi, letta la descrizione, andiamo a svapare. Allora, qua ragazzi è una sorta di battaglia. Non è ice, ma è mentolato questo aroma. I tabacchi che sono al suo interno sono strutturati in maniera che possano andare bene con un mentolato. Non ci sono tabacchi particolarmente contrastanti. C'è un Virginia che è un tabacco chiaro e comunque dolciastro, il Barley nero che accompagna il Virginia e il Fronto, che comunque miscelati assieme si fanno portare in alto da questa menta. Allora ragazzi, che dire, i tabacchi si sentono. In questo caso è una mistura un po' diversa, perché come nel caso del Robert, qui siamo affiancati da una menta che non è invadente, non è preponderante, ma è comunque in parallelo. Forse si sente un po' di più rispetto i tabacchi, ma secondo me è studiato apposta per dare una sensazione diversa rispetto agli altri liquidi. Attenzione, non sto dicendo che i tabacchi non si sentano, voglio chiarire subito questa faccenda. La menta dà carattere a questi tabacchi, che per sé diciamo sarebbero una mistura abbastanza neutra. È un tabaccoso molto molto leggero secondo me. A me la menta non piace particolarmente, però in questa mistura qua, associata in questo modo ai tabacchi, vi dirò la verità, non mi dispiace per niente, anche perché l'ho scelto io di persona alla fiera, perché mi è piaciuto quel tocco di freschezza che mi lasciava nonostante sentissi anche le note ben presenti del tabacco. Quindi ragazzi, anche questo aroma ha la sua da dire, ha un suo perché, come gli altri tre è ben pensato e ha una sua originalità. Niente a che vedere ragazzi con i sintetici ice, è una cosa diversa, questo organico è molto più genuino, è molto più fedele come gli altri tre alle foglie di tabacco, e anche la menta è molto fedele alla menta vera e propria. È una menta che non è troppo dolce, quindi non va a stufare come i tabacchi, che del resto si contrastano abbastanza tra di loro, quindi alla fine va a crearsi una mistura che riesce a risultare molto gradevole anche a medio lungo termine, come gli altri tre, non mi stancherò mai di ripeterlo. E questo ragazzi era il Breeze, ultimo aroma di oggi della Blandfield. Quindi ragazzi, adesso come sempre è arrivato il momento dei voti e procediamo con i voti. Mi sbrigo perché la telecamera è scarica, sono a un'ora di video ma ne valeva la pena. Andiamo a chiamare a raccolta tutti i tabacchi in ordine. Allora, partiamo da Robert, al quale do un 10, sia per originalità sia per gradevolezza dell'aroma stesso. L'ho già spiegato prima, quindi non vado a dilungarmi. Poi abbiamo l'US Rose, ragazzi, che per me è un 11, assolutamente fuori da ogni schema, ma pazzesco. A seguire abbiamo il Tuscan Blend, assolutamente un sigaro toscano, ma appunto addolcito dalle note della tacchia, veramente veramente squisito, un altro 10. Per poi passare al Breeze, che è l'ultimo, ragazzi. Scusate se vado di fretta, ma comunque ve li ho spiegati prima, non serve che vada a ripetermi. Per poi passare al Breeze, ragazzi, che per me è un altro 10. Sono stati 4 aromi che comunque ho scelto io, quindi le votazioni erano più che scontate. L'intento di questo video, più che dare un voto ai liquidi e la mia opinione, era quello di fare in modo che voi capiste cosa c'è dentro e se vi può interessare. Ma il consiglio più spassionato che vi posso dare, se vi piace il tabacco, è quello di provarli. Questi ragazzi sono veri tabacchi organici, veramente genuini, valgono assolutamente la pena di essere provati se siete amanti di tabacchi. Quindi ragazzi, sono dei tabacchi che assolutamente vi consiglio di provare, lo consiglio veramente a tutti, perché sono veramente in grado di farvi avvicinare al mondo del tabacco in una maniera che voi non avete idea. Ragazzi, io direi che chiudo qua il video, perché ormai
ormai è un'ora e passa di video e avrò il mio da editare, ma ne vale la pena, sono veramente fiero di questi liquidi. Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se le mie idee, i miei pareri e le recensioni che porto su di esso vi possono interessare e vi piacciono. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, oppure una critica, a patto che sia costruttiva. Ricordatevi di iscrivervi ai miei social Instagram, Facebook e gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto con una svapata. Ciao ragazzi!